buona visione da Erbe Medicali, gli alimenti fermatempo. Bentrovati amici che ci seguite da casa, siamo ad Alimenti Ferma Tempo, la nostra trasmissione a cura di Erbe Medicali, con me non può mancare Giampaolo Tocco. Buonasera e benvenuto. Buonasera, Giampaolo, ben ritrovati. Bentornato. Allora, torniamo a parlare del cranberry e della curcumina, che sono appunto i nostri alimenti ferma tempo, questi preparati alimentari che hanno numerose proprietà benefiche sul nostro organismo, e mi concentrerei questa sera su quella che è l'importanza della qualità negli antiossidanti, però con una piccola premessa. Partiamo col dire che cosa sono gli antiossidanti. Allora, gli antiossidanti sono, e dovrebbero essere, quelli che utilizzo io, sono di origine naturale, vegetale, e servono per contrastare quel processo ossidativo che centinaia di volte durante una giornata si innesca nel mio organismo. Allora, un passo ancora indietro. Cos'è l'ossidazione? L'ossidazione è nient'altro che la, tra virgolette, distruzione della membrana lipidica, del grasso, la membrana della cellula è grassa. È essenziale, la membrana serve per la riproduzione cellulare e si basa su quel grasso, quindi i grassi sono importantissimi per la mia esistenza, la mia vita, la vita di ognuno di noi. La membrana però è sottoposta a stress ossidativo, cioè si ossida. Per, guardi, il ferro messo fuori alla pioggia, al vento, all'aria, eccetera, si ossida, si fa la ruggine. Stessa cosa, biologicamente diversa, ma il processo è sempre quello, sulla membrana di una cellula dalla quale dipende la mia esistenza, la mia vita, il mio corpo, la mia salute. Quindi ha capito il dramma dell'ossidazione? L'ossidazione è generata da mille fattori per noi inevitabili: respirazione, cibo, acqua, scarichi, acqua inquinata, cibi, scarichi delle aziende, della macchina, i cellulari, i campi elettromagnetici, le preoccupazioni, i dispiaceri. Non possiamo sfuggire al processo ossidativo. Anche perché è prima di tutto un processo fisiologico. È un processo fisiologico. Lei pensi che il primo a ossidarci è lo sport? No, poi ci fa bene per altre cose, ma lo sport anaerobico, lì dove la respirazione aumenta, porta ossidazione. Il fumo, l'alcol, tutto, tutto. C'è quella famosa immagine della mela che mi mette anche un po' di tristezza, devo dire la verità. Siamo noi. Nasciamo che la mela è meravigliosa, che è bella da morsicarla proprio, e poi diventiamo sta roba qua, vede? Beh, io non sono ancora arrivato così, ma se avremo la fortuna, guardi che roba, fa impressione. Quello è, non è il processo di marcescenza, è proprio l'ossidazione. L'ossigeno di cui noi abbiamo bisogno porta a questa conseguenza, che poi è il processo di invecchiamento. Difatti, studi scientifici fantastici, ma non voglio far troppo casino, studi fantastici ci dicono che le malattie e l'invecchiamento nascono dallo stress ossidativo e dal processo infiammatorio. Quindi sporco la membrana cellulare, si liberano radicali liberi che distruggono i miei organi, il mio organismo, e la cellula impazzisce. Non comunica più con le altre cellule, non svolge le proprie funzioni, si innescano le patologie, le malattie, tutte dal raffreddorino, perché la cellula non è più protetta e consente al virus di entrare e diventare patogeno, influenza, raffreddore, come può essere qualsiasi altra malattia. Se si ossidano le cellule del fegato, sono le malattie epatiche, e via via renali, bronchiali, polmonari, circolatorie, cardiache, cerebrale, l'Alzheimer. Guardi, qualsiasi patologia, il professor Comporti ha scritto un libro che io esorterei tutti ad acquistare e a leggersi. È un po' tecnico, difficile, ma
questo signore, questo scienziato italiano, ci spieghi i meccanismi attraverso i quali lo stress ossidativo, quindi i radicali liberi e poi lo stato infiammatorio, innesca tutte le patologie. E ci dice, e antiossidanti, cioè la soluzione. Stress ossidativo, antiossidanti. Gli antiossidanti sono importantissimi perché lì dove l'ossidazione toglie un elettrone ad un atomo che compone le mie cellule, l'antiossidante restituisce quel elettrone. Fantastico. Quindi entra nel mio organismo il cranberry selvatico, per esempio, la bacca più studiata al mondo, la bacca che ha decine di migliaia di studi scientifici che ne descrivono le proprietà, ringiovanente, disintossicante, depurativa, drenante di liquidi in eccesso, tutto antiaderente, batterica contro le cistiti e contro le infezioni del gastrointestinale urogenitale, ringiovanisce il cervello, un miracolo, che non lo dice Giampaolo Tocco, lo dicono più di 10.000 studi scientifici. Ma il lavoro più grosso che fa, per quanto mi riguarda, sulla base di questi studi che dicono che l'ossidazione è l'innesco di tutte le malattie, tutte le patologie, è proprio la sua azione antiossidante, cioè di ripulitura della membrana cellulare di tutte le cellule, restituendo quell'elettrone tolto a quegli atomi che stanno devastando il mio organismo. Io fronteggio qualsiasi malattia, ma... ad un patto. Ad un patto. Lo diciamo adesso o lo diciamo dopo? No, possiamo accennarlo, nel senso che dicevamo appunto all'inizio l'importanza della qualità di questi antiossidanti, quindi quando si parla di antiossidanti bisogna indirizzarci verso alcune tipologie. Sì, sì. Allora parliamo anche della seconda, poi parliamo della qualità. Oltre all'antiossidante, cranberry selvatico, mirtillo rosso canadese, palustre selvaggio del Quebec, Canavers Sauvage, che è il miracolo della natura. Poi c'è la curcumina, che io metto in un preparato alimentare, i miei non sono integratori. Questi, alla base della mia salute, sono alimenti, preparati alimentari. Cranberry, curcumiele, USA Red Berry, curcumiele. Curcumiele è miele millefiori italiano che mi aiuta a veicolare meglio la curcumina e che insieme hanno per sinergia un'azione strepitosa sul mio organismo, potenti antinfiammatori, antibatterici. Poi parliamo di che cosa fa la curcumina e perché è importante la qualità. Certo, tra l'altro numerosissimi studi, sia sull'uno che sull'altro, naturalmente è importante sapere la tracciabilità, ovvero da dove provengono, ma ne parleremo tra pochissimo, Giampaolo. Bene Giampaolo, siamo rientrati in studio, stavamo parlando appunto di questi antiossidanti e di questi preparati alimentari che svolgono appunto questo ruolo molto importante, chiaramente devono essere di ottima qualità e su questo noi vogliamo di nuovo focalizzare l'attenzione. Sì, perché come ho detto non è la sostanza naturale che mi serve per risolvere il problemino, per cui vabbè la piglio, è più psicologico. Qui devono svolgere un'azione che è essenziale per me, per la mia filosofia, no, per quello che mi hanno detto studi scientifici incontestati, incontestabili, e cioè studi che mi dicono che l'ossidazione e l'infiammazione sono alla base di tutte le mie malattie, che contrastare l'ossidazione, cioè ripulire l'organismo dall'ossidazione e spegnere i piccoli processi infiammatori che si innescano quotidianamente nel mio organismo è essenziale. Aubrey de Grey è uno di quegli studi di cui ho parlato per tantissimo, ma ne parlerò in continuo. È un gerontologo, cioè quello che studia i processi di invecchiamento, che dice i due principali fattori di invecchiamento e di malattia,
cioè i due fattori che innescano tutte le malattie, sono stress ossidativo, cioè sta membrana che si sporca a causa di tutte quelle cose che abbiamo detto, fumo, alcol, scariche delle automobili, cellulari, arrabbiature, cibo avariato, acqua, tutto, anche la respirazione, e i processi infiammatori e degenerativi. Da questi due fattori determinano tutte le malattie e l'accelerazione del mio invecchiamento. Allora devo contrastarli. Li devo contrastare con due sostanze naturali che devono funzionare, perché sennò faccio peggio. Ora, io non voglio mandare in onda video che abbiamo pescato qua e là di condizioni insostenibili. Ecco, vabbè, eccola qua. Questo è il famoso laghetto in cui si sversano le acque delle lavorazioni per la produzione di farmaci. Qui ci sono batteri grandi come gatti, no? Che sono farmacoresistenti. Queste acque vengono utilizzate per l'irrigazione, diciamo, dei terreni agricoli, che producono schifezze che poi noi ci mangiamo, perché l'Europa importa da Cina, da India, da paesi. E qui eravamo in India. Lì eravamo in India, e ai bordi di quello schifo di laghetto, questo qui, ci sono cartelli che ti dicono non respirare, non guardare, non mangiare, non bere, non fare il bagno, non far niente, perché t'ammazza quest'acqua qui. E poi quest'acqua serve per la coltivazione dei terreni agricoli, che produrranno merci che noi mangeremo, e guardi un po'. Lì siamo in India, ma con quel batterio sono morte 27 persone in Toscana qualche mese fa. Chiaro? Allora, quelle sono le condizioni che io non tollero. Sì, produco un antibiotico, ma dall'altra parte sto producendo batteri resistenti all'antibiotico. Intollerabile, insostenibile, e tutto questo per risparmiare denaro, qualche centesimo. Per denaro, diciamo, certo. Questi invece sono i miei terreni, un po' diverso. Questa è la qualità. Ecco, qui dove siamo, Gianpaolo? In Canada, in Quebec, dove dai miei terreni raccolgo questo mirtillo rosso, canadese palustre selvaggio, il più ricco di antiossidanti, minerali, vitamine, nella giusta quantità e nella giusta composizione. Tanto che questa bacca, queste palline rosse, hanno spinto la scienza a fare 17 mila studi che hanno determinato la sua importanza come antiossidante. Ma se l'antiossidante mi toglie quella ossidazione che genera tutte le patologie e che mi fa invecchiare, lei permette che la massima importanza la devo dare all'origine di questa sostanza? Perché se prendo un mirtillo rosso, blu, giallo, verde, viola, se prendo una qualsiasi sostanza naturale che nel suo nome è benefica, ma è stata coltivata in terreni indescrivibili, pieni di chimica, pieni di detriti, noi abbiamo discariche dovunque, ce le hanno nascoste, hanno scavato per fare un'autostrada e ogni due ore si fermavano perché trovavano schifezze. Si può vivere così? Allora, se ho bisogno di un antiossidante, perché l'ossidazione è il peggiore dei miei mali ed è quello che innesca tutto, anche l'influenza, perché abbiamo detto che l'ossidazione compromette la cellula, quindi compromette al virus di entrare e diventare patogeno. Gli sparo al virus o tengo sana la cellula? Tengo sana la cellula. Per farlo devo usare un antiossidante, e questo antiossidante può essere di derivazione dubbia, per risparmiare 3 centesimi, posso farlo arrivare da terreni contaminati, posso non preoccuparmi del fatto che a 2 chilometri c'è un'azienda, una discarica, liquami. Posso fare come fanno i cinesi, come fanno gli indiani, come fanno in quasi tutto il mondo, in cui per fare soldi, per risparmiare centesimi, producono in aree dove un maiale non vorrebbe vivere? Quindi no. Qualità coincide con provenienza, è una domanda. Assolutamente sì. La qualità di un prodotto, di una sostanza naturale. Solo quello? Quasi al 99%. Lei pensi, un albero di mele,
su una discarica può darmi una mela buona? Un albero di mele in una montagna, in una collina incontaminata, dove non c'è chimica, non ci sono aziende, non c'è smog. Sono diverse queste due mele? Beh, io a mio nipotino piccolo faccio mangiare preferibilmente questa mele di collina da un'area incontaminata. Io al mio nipotino il cranberry gli do il mio Used Berry, so che arriva dal Canada. Non mi fido, oggi non mi posso più fidare neanche dei farmaci. Ma lo sai che hanno scoperto che all'interno dei farmaci mettono posologie inferiori? Se comprometti la qualità di un antibiotico, hai distrutto la medicina moderna, non puoi più neanche fare chirurgia. Ora mi spaventa questo mostro che è il guadagno, gli utili, gli interessi a scapito della qualità, a scapito poi, di una certo. qualità che finché un'automobile, un vestito, chi se ne frega, si è rotto, ma davanti alla salute non si può. Quindi siamo proprio in chiusura, cranberry è utilizzato tutti i giorni? Assolutamente. Come l'acqua, io come la respirazione, tutti i giorni il mio corpo si ossida, tutti i giorni, centinaia di volte al giorno, si innesca un processo infiammatorio, non posso accumularli. Tutti i giorni si innesca infiammazione e ossidazione, tutti i giorni la devo cancellare. Allora sì, si arriva a 90 anni, ancora tutto in regola. Io i prossimi 20 li voglio fare bene. Benissimo, Giampaolo, siamo in chiusura, ormai abbiamo terminato anche questa puntata, io la ringrazio per essere stato con noi e ci vedremo alla prossima puntata. Grazie a lei. Grazie, arrivederci. Arrivederci da Erbe Medicali, gli alimenti ferma tempo.